E buongiorno ragazzi, benvenuti anche questa mattina all'appuntamento con la mia sbarbata. Quest'oggi andiamo a provare un set americano di Black Sheep Grooming. Sto parlando di Captain's Pipe, la pipa del capitano. E come potrete intuire, questo set è un set a base di tabacco. Ma un tabacco dolce, ragazzi, un tabacco quello proprio della pipa che ha anche una nota di ciliegia. Io sento un accenno di ciliegia ed è quindi un tabacco particolarmente dolce. Si presenta sotto forma di crema e io ho già messo una quantità di prodotto nella scatola. Quindi andremo con questo sapone che è un vegetale, Captain's Pipe di Black Sheep Grooming. Vengono prodotti questi saponi in piccoli lotti artigianali e questa è una formula definita Kaito, che dovrebbe essere una formula molto cremosa, dal montaggio cremoso e coprente. Andremo a vedere. Ovviamente andrò ad utilizzare il suo aftershave, eccolo qua. E quindi vedremo com'è questo set che in realtà promette già bene. Rasoio l'ho scelto questa mattina perché ieri avevo dimenticato di prendere il rasoio, quindi ho aperto la mia vetrinetta e ho sentito il richiamo perché ragazzi è come la bacchetta di Harry Potter, la bacchetta sceglieva il mago, il rasoio sceglie il suo tonsure e ho sentito un richiamo tra il Rex Envoy e l'Edwin Jagger 316. Ha prevalso lui che mi chiamava con volontà e diceva prendimi, prendimi. Quindi questa mattina andiamo di Edwin Jagger 316 che vado ad armare con la lametta. Lametta che ho individuato, voi direte ma guarda un po', nella lametta tatana con cui mi trovo molto bene e quindi procedo ad armare il rasoio. Ieri ho dovuto recuperare dal sifone del lavabo, pensate un po', mi sono improvvisato idraulico con successo. Dal sifone del lavabo ho dovuto recuperare il cap, non questo, il cap che ho utilizzato ieri del rasoio dell'artista californiano Rod George, perché mentre sciacquavo, per far defluire l'acqua, ho tolto il tappo di chiusura e mentre smontavo il rasoio mi è caduto il cap, si era fermato a mezza altezza e avevo tentato con le pinze di prenderlo, ma è andato ancora più in profondità. Quindi ieri mattina, prima di uscire, ho messo dell'olio sbloccante. E ieri con un paio di pinze sono riuscito ad aprire il sifone e a recuperare il povero cap che un po' si è scheggiato perché quello è rivestito nero, però l'abbiamo recuperato. E quindi ci improvvisiamo anche idraulici con successo. L'importante è raggiungere il risultato, lo scopo nella vita. Pennello che vado ad utilizzare è un Omo Brush con questo bellissimo manico in resina dalle tonalità giallo e viola, un po' cangiante il viola ragazzi, con un bel ciuffone al tasso da 28-29 mm, dovrebbe essere sicuro 28 se non 29. Bene, detto questo ragazzi possiamo procedere con la detersione del viso utilizzando il detergente scrub di Bottega Veneta al pompelmo rosa. Quindi partiamo. Andiamo a sciacquare il viso. Bene ragazzi, possiamo andare di panno caldo.
Fantastico ragazzi, panno caldo. Posso anche cominciare a riempire il lavabo, così ci metto anche il rasoio a bagno nell'acqua bella calda. E andiamo noi ragazzi ad applicare il pre-balm in gel Noai. Perfetto ragazzi, a questo punto posso procedere di montaggio, quindi vado a posizionare il cellulare a favore di scatto dove già ho messo una quantità di crema in modo che montiamo assieme, quindi a tra poco. Allora ragazzi, ecco la scatola con il sapone, con la crema, il pennello l'ho strizzato, quindi è umido, ha il ciuffo umido, possiamo procedere con il montaggio. E ragazzi, il pastone si è formato, quindi direi che possiamo procedere con la rasatura perché è uniforme e lucido, non vi sono più bollicine d'aria, è solo circondato da questo piacevole aroma di ciliegia che rende più dolce questo tabacco. Quindi io vado a riposizionare il cellulare in posizione frontale in modo che andiamo ad insaponare il viso e a procedere con la rasatura. A tra poco, ragazzi. Ed eccoci, ragazzi, procediamo con l'insaponatura con questo bel pastone che si è formato. Bel montaggio molto cremoso, anche se forse potevo metterci un pelino d'acqua in più. Allora, andiamo ragazzi. Quindi, occhiali di ordinanza, Edwin Jaeger 316 armato con la metta tatana. Partiamo con il pelo. Via. Allora ragazzi, la rasatura molto confortevole e scorrevole, con questo rasoio che è efficace ma al tempo stesso delicato.
piacevole, ragazzi, molto scorrevole, ripeto, assolutamente. Perfetto ragazzi, il vesto del pelo è andato, possiamo anche sciacquare il viso. E possiamo andare di panno caldo. Bene ragazzi, fantastico, fantastico il panno caldo, è una coccola oltre ad essere utilissimo. Andiamo a insaponare nuovamente il viso. Bello, bello ragazzi, ci ho aggiunto qualche goccina d'acqua e quindi ci voleva, vedete, è venuto fuori proprio bello cremoso come lo desideravo. Allora, occhiali di ordinanza, rasoio fedelissimo Edwin Jagger T16, armato di Tatara, andiamo con il verso obliquo o traverso. Ok ragazzi, anche il verso obliquo è andato, per cui possiamo sciacquare il viso e andiamo nuovamente di panno caldo. Fantastico ragazzi, fantastico, fantastico. Ok, andiamo ad insaponare di nuovo il viso.
Allora ragazzi, prima di andare con il contropelo, io adesso vado a recuperare la salvietta Freezer, che è una salvietta tipo questa, che io vado a bagnare per bene, strizzo appena e bella inzuppata la inserisco nel freezer per una ventina di minuti abbondanti. Cosa succede? Che adesso la prendo e come una tavoletta rigida, l'appoggio sul lavabo, così mentre io vado di contropelo si ammorbidisce al punto giusto e quindi la userò come chiusura della rasatura, come panno freddo, in questo caso come panno freezer. Quindi vi lascio per qualche secondo e ci vediamo tra poco. Ed eccola ragazzi, la tavoletta freezer che non si piega e non si spezza, ma si ammorbidirà. Quindi noi procediamo con il nostro contropelo. Perfetto ragazzi, anche il contropelo è andato senza incidenti, quindi valutiamo solo dei ritocchini da fare. Benissimo ragazzi, io direi che va assolutamente bene così. Vado solo con una ricca insaponata di cortesia. Perfetto ragazzi, perfetto. Mentre mi godo questa ricca insaponata di cortesia che non prevede ulteriori passaggi di rasoio, ma vuole essere solo un'insaponata per godere delle proprietà del sapone, delle componenti, degli ingredienti del sapone e per godere della fragranza, comincio a sistemare tutto l'ambaradan, fermo il video e ci vediamo tra poco per proseguire con la skincare.
Benissimo ragazzi, io ho sciacquato anche il viso e sono pronto per applicare senza indugio la salvietta Zen. Eccola ragazzi. Favoloso ragazzi, rigenerante e tonificante. Andiamo a tamponare il viso. Fantastico, ragazzi, sto utilizzando ovviamente a rotazione queste salviette Tatara, ne ho prese due, perché sono innanzitutto della giusta dimensione per tamponare il viso, ma sono anche di un'ottima qualità di spugna, della giusta doppiezza, dello giusto spessore, molto assorbente, quindi davvero ottime, ve le consiglio. Ok ragazzi, finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. E possiamo andare ragazzi di crema Provictis del saponificio Varesino. Andiamo ad applicare questa portentosa crema altamente nutriente, emolliente e lenitiva, da applicare a mio avviso sempre, senza attendere che ci sia qualcosa da riparare. Perfetto, io finisco di sistemare, fermo il video e ci vediamo tra poco. Benissimo ragazzi, andiamo con l'applicazione del balsamo dopo barba Afrodite alla profumazione di fico greco di Chicnic. È un balsamo questo naturale con ingredienti biologici e senza conservanti, quindi ho la necessità di utilizzarlo e consumarlo. Perfetto, ragazzi, perfettissimo. Quindi finisco di sistemare e ci vediamo tra poco per andare di splash. Perfetto, ragazzi, possiamo andare di splash. Black Ship Grooming Captain's Pipe. La pipa del capitano, che sarebbe lui, eccolo qua, con l'occhio guescio. Ok. Ecco qua, qui forse si sente di più la nota tabaccosa rispetto al sapone dove prevale il dolce della ciliegia. Qui viene fuori quella che è la vera profumazione, ragazzi, perché il sapone mi è sembrato un po' dolce, ma questo è proprio il tabacco di pipa. Buono, buono. Anche qui c'è una punta dolce, però è un dolce amaro della ciliegia, molto
buono. Sembra una ciliegia sciroppata, avete presente? Con il tabacco amaro. Bello, questa è proprio la profumazione, ottima ragazzi, perché nel sapore è un po' dolce. Ok, allora ragazzi, io vado di prima colazione, poi proseguirò la mia skincare con l'applicazione della Rescue Potion di Zingari Man, soluzione oleosa altamente idratante e di facile assorbimento. E da seguire, prima di uscire di casa, la crema in gel effetto lifting di Bottega Verde. E poi, come solito, andrò a mettere il mio bel estratto di profumo fresco di Sicilia by Pantarei, il cui tappo in autentico legno d'acero e la grafica è tamponata sul flaconcino. Dettagli di stile, ragazzi, non a caso. Non mi resta, ragazzi, che ringraziarvi per avermi seguito anche questa mattina, mentre mi godo ancora questo bel profumo, per avermi seguito nel mio rituale di rassaduta quotidiana tradizionale. Vi auguro un buon lavoro, una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti, ragazzi. Ciao.